Something tells me I've been dreaming of someone who was never real. It seems I've changed 1,000 ways. I wish I looked the way I feel. Break faith, my life is complicated. Boyfriend, don't wanna talk about it. Teenage, I'll work it out in the end. Jessica Ostrop, Barbara Polarsicker. Il giorno del diploma. Da una settimana tutti mi ripetevano che questo era un giorno molto importante e ogni volta in cuor mio pensavo: non mi stressate. Sharon Spitz. Ma sapete una cosa? Avevano ragione loro. Era davvero incredibile. Un importante giro di boa della nostra vita. Non vedo l'ora! 2 mesi al campo informatico! Quelli del club del computer delle superiori mi eleggeranno presidente! Oh, Connor! Sei veramente un secchione tecnologico! Ti ringrazio! Volete qualcosa da bere? Ci pensi che l'anno prossimo andremo alle superiori? È un sogno! Ragazze, guardate cosa ho trovato in soffitta! L'annuario di quando andavo a scuola io! Carina questa foto! Chi è l'altra ragazza? Masha Lupinski era la mia migliore amica. Eravamo inseparabili come voi due. Perché non ho mai sentito parlare di lei? Beh, Masha era un po' più sofisticata rispetto a me. Alle superiori fece amicizia con altre ragazze, così le nostre strade si divisero. Ehi, Richard! Guarda cosa ho trovato! Questo a noi non accadrà mai, vero Sharon? Neanche tra 1 milione di anni. Perché parliamo già di quando torneremo a scuola? Hai ragione! Prima ci aspettano 6 settimane al Campo Kookalah! Ti ricordi quando l'estate scorsa appendemmo quel pipistrello di gomma nel gabinetto? Aiuto! E quando spostammo tutti i mobili del salotto della direttrice? E quando finalmente vedemmo la cintura di Orione? Quest'estate sarà ancora più bella! Puoi scommetterci! Campo Kookalah! Io e Maria ci avevamo passato le ultime 5 estati e ogni estate era migliore di quella precedente. Al Kookalah, al Kookalah, va sempre l'estate. Al Kookalah, si fan tante risate. E questa estate stava per diventare la migliore di tutte. Al Kookalah, siamo amici più che mai. Senti e ragni troverai. E infine nella casetta numero 8 alloggeranno le ragazze più grandi: Rachel Gertz, Sally Goldstein, Eddie Jones, Carlotta Patronelli e Maria Wong. Mi scusi, signora Jenkins, non ha detto il mio nome, sono anch'io nella 8. Oh sì, Sharon Speeds, vieni con me. Ti spiego, una delle capogruppo in tirocinio si è slogata una caviglia e non verrà, così abbiamo bisogno di rimpiazzare una CIT e sei stata scelta tu. Io? Credevo ci volesse un anno in più per diventare CIT. Beh, compi gli anni prima delle altre ragazze e questo ti qualifica. Che ne pensi? Io non saprei. Certo, devi scegliere tu, ma questa è una grande opportunità. Fammelo sapere al più presto. Era davvero una grande opportunità. Come CIT avrei dormito in una casetta più bella, usato la sala dei responsabili e sarei andata alle loro feste. Ma significava anche che io e Maria avremmo passato meno tempo insieme. Lei sarebbe stata un cadetto e io una dello staff. Ma la nostra amicizia era abbastanza forte da resistere, non è vero? Non vedo l'ora di testare le nuove canoe. Io invece di testare i nuovi ragazzi. Noto con piacere che non sei cambiata per niente, Sally. Oh, ti dispiace se lì si mette Sharon? Sarà qui a momenti. Oh, va bene. Questo puzza anche meno di muffa. Chi sarà la nostra responsabile? Mi va bene chiunque, basta che non sia ancora il caporale Carol. Oh, speriamo di no. Attenti! Ragazze, dove sono i giubbotti? Il regolamento prevede che indossiate sempre i giubbotti di salvataggio. Ma caporale Carol non è solo per quando si è in acqua? Come osi rispondermi in questo modo? Abbia pietà, caporale Carol! Qualcuno ha fatto il mio nome? Come molte di voi sapranno, io sono Carol. Quest'anno la casetta 8 è affidata a me. E andremo d'accordo se mi obbedirete. Bene. Come sapete, ogni responsabile nomina un CIT che ha il compito di aiutarlo e sostituirlo nei giorni di riposo. Sono lieta di presentarvi la vostra CIT, Sharon Spitz. Dovevamo diventare CIT il prossimo anno. Credevo anch'io, ma come facevo a rifiutare? Non potevi. Avrei fatto la stessa cosa al tuo posto. E poi passeremo comunque un sacco di tempo insieme. Almeno le tue fette impuzzolenteranno un'altra casetta quest'anno. Guarda che io non ho i piedi che puzzano. E ora del bagno! Guardateli, e magari si credono anche intelligenti. Jordi Atkins ha rovesciato la mia canoa. Penso di piacergli. Oh. Ehi, Sharon, ti ho tenuto il posto. Ti ringrazio, ma mi siedo al tavolo dello staff. Oh, d'accordo, va pure. Ragazzi, questa è Sharon. Sharon, questi sono i ragazzi. Ciao. Benvenuta. Piacere. Ciao. Ciao, sono Janice, la CIT della casetta 3. Come vi stavo dicendo, l'aquila dalla testa bianca viene consegnata ogni anno al miglior CIT, quello che si distingue per capacità organizzative. Voteremo noi stessi, giusto? Certamente. La prima cosa da conquistare è la stima dei nostri pari grado. Le mie CIT hanno vinto 3 anni di seguito. Ascolti i miei consigli e ti intascherai un grazioso trofeo. Tutto qui, mira e concentrazione. Sharon, sostituiscimi, devo andare in bagno. Ma certo. Come stava dicendo Carol, ci vuole mira. Hai il gomito troppo in fuori, vedi? Dovrebbe stare più vicino al corpo. Penso di sapere quello che faccio, grazie. Non avresti dovuto umiliarmi così. Non volevo umiliarti, volevo solo evitarti di fare una figuraccia. È imbarazzante che un cadetto faccia notare gli errori a una CIT. Oh, certo, io sono un cadetto, pensavo di essere una tua amica. Se non mostro buone qualità, non vincerò mai l'aquila dalla testa bianca. E allora? Hai visto quel trofeo? Sembra più un piccione spennacchiato. Maria, tu non capisci. Hai vinto così tanti trofei che tuo padre ha dovuto costruire un mobile apposta. Io non ho mai vinto niente nella mia vita. Oh, ok. Scusami. Senti, perché non vieni da noi questa sera? Faremo a gara chi racconta la storia più paurosa. La prima che riesce a fare urlare le altre ha vinto. Non posso, c'è una festa stasera. Wow, vengo con te. Mi dispiace, è solo per responsabili e CIT. E inizia dopo il coprifuoco. Allora, beh, buon divertimento. E 2 cadette portano già i capelli come i miei. Sono carine, ma così infantili. Guarda, non dirmelo. Quelle della 8 volevano che andassi da loro a raccontare storie paurose. Ma tu non hai soltanto pochi mesi più di loro? Che differenza fanno pochi giorni, vero? Alcuni nascono più maturi di altri. Mia madre dice che ho sempre agito come una quarantenne. Non è giusto che dobbiamo spegnere le luci alle 9. È una presa in giro. Irrazionale! Che facciamo? Andate via! Jordi, che stai facendo? Guarda che te la faccio pagare! Accendi la luce! Accendi la luce! Non è possibile! Guarda cosa hanno combinato! Non ci posso credere! Quello che hanno fatto i ragazzi è immaturo, stupido, sciocco. Ma questa è l'ultima estate che passo qui. Il mio stato di servizio è senza macchia e così deve rimanere. Perciò... niente ritorsioni! Oh no! Non possiamo sopravvivere all'affronto. Perché? Sono stata abbastanza chiara? Signor sì, signor caporale. I ragazzi fanno un disastro e noi puliamo. Per rimettere in ordine tutto ci vorrà un'intera giornata. Uffa. Già. Oh no! Oh, ma quello lassù è il mio reggiseno. Ci sono anche i miei slip del giovedì. Bella biancheria! Non riusciranno a passarla liscia. Ragazze, dobbiamo agire con molta cautela. Cautela per cosa? Eccola qua. Tranquille, è la mia migliore amica. Quando Carol sarà andata a letto, faremo una spedizione punitiva. I ragazzi si pentiranno amaramente. Siete sicure che sia una buona idea? No, è un'idea fantastica. E poi non ti chiediamo di venire. Ma avete sentito, Carol? Carol non ha dovuto tirare giù dal soffitto la biancheria sotto gli occhi di tutti. Se avessero fatto questo alle mie ragazze, io avrei cercato sicuramente di fargliela pagare. Per questo non vincerai l'aquila dalla testa bianca. Io non me la sento di biasimare le ragazze se vogliono vendicarsi per quello che hanno subito. Sharon, lo so che sei amica di Maria e so anche che vuoi piacere ai cadetti. Ma se dovessi scegliere, è più importante che loro rispettino te. Può darsi... Guidale con mano sicura, rispetta le regole e sarai grande. Fidati. Non mi avevano avvertito che diventare un capo sarebbe stato così complicato. Davvero dovevo scegliere se far colpo sullo staff o conservare le mie amicizie. È ora. Fate silenzio. Forza, andiamo. Ma dove stiamo andando? Lasciatemi indovinare, avevate tutte bisogno di andare in bagno? Tornate dentro immediatamente. Grazie per la soffiata. Sharon! Tuo dovere di amica tenere la bocca chiusa. Ma ora almeno lo so, tu non sei un'amica. Maria, fermati! Riuscivo a percepire il loro odio. Era palpabile. Ma non capivano che avevo delle responsabilità. Traditrice, ben detto. Ragazzi, ecco a voi la CT numero 1. I miei cadetti stavano per fare una rappresaglia, ma Sharon mi ha avvisato in tempo. Ti passo il testimone. Dove stai andando? Oggi è il mio giorno libero. Sarò di ritorno domani mattina. Hai tradito le tue amiche? Beh, direi che non è stato un vero e proprio tradimento, Janice. Non hai paura che si vendichino? No, figurati, non lo farebbero mai. Zaino. Grazie, ragazze. Aspettatemi! Ok, forse mi meritavo questo trattamento così duro, ma almeno adesso eravamo pari e potevamo ricominciare da capo. Che cosa state guardando? Questa è una lista anonima con i giudizi sui responsabili e sui CT, redatta da qualche cadetto, ovviamente. Peggior CT? Sharon Spitz. Non prenderla troppo seriamente. Non potranno avercela con te per tutta l'estate. Io detesto la tapioca. Perché qui si mangia tapioca 4 volte la settimana? È come mangiare una terrina di occhi di pesce. Ok, ragazze, avete tutto il diritto di essere arrabbiate con me, ma non potremmo passarci sopra, eh? Non riuscivo a dormire. Ero così arrabbiata con Maria per avermi reso la vita impossibile. Ma soprattutto ero arrabbiata con me stessa per aver rovinato il nostro rapporto. Avrei fatto qualsiasi cosa pur di far tornare tutto come prima. E all'improvviso seppi esattamente cosa dovevo fare. Sveglia, sveglia! Alzatevi e datevi da fare! Avanti! Datevi una mossa! Non abbiamo tutta la notte! Ehi! Non startene lì sdraiata, vestiti! Cosa stai pensando di fare? Non è cosa sto pensando, è cosa stiamo facendo! Perfetto, allora cosa stiamo facendo? Stiamo per fare un'incursione! E Carol, che ne pensa? Carol non tornerà fino a domattina. Ah, questo sì che è eccitante. Sharon, so cosa stai cercando di fare. Davvero? Forse abbiamo esagerato, non dovevamo trattarti in quel modo. Sono d'accordo. Ma se ci scoprono, noi verremo solo sgridate, tu invece potresti essere espulsa. Allora non facciamoci beccare. Ma cosa siamo venute a fare? Facciamo provviste. Eddie, tu monta di guardia. Spaghetti, arraffatene quanti più riuscite. La tintura è del colore giusto. Abbiamo portato via tutto il rosa che c'era. Allora muoviamoci. Eccoci arrivate. I ragazzi più grandi sono nella casetta numero 12. Dobbiamo entrare sbraitando. No, entreremo silenziosi come topi. Non dovranno neanche accorgersene, almeno finché non si sveglieranno. Certo, saremo le prime ad essere sospettate, ma se nessuno ci vede, come potranno incolparci? Sei geniale! Allora, questo è ciò che faremo. Vorrei vedere le loro facce quando si sveglieranno domattina. Saranno rosa dalla rabbia. Io me li vedo, voi no. Sai, Sharon, non sei poi così male, dopo tutto. Anzi, sei davvero in gamba? Sono stata veramente cattiva con te. Già, lo sei stata. Ma io credo di essermelo meritato. Non avrei mai dovuto fare la spia. Sei la mia migliore amica. Beh, eri la mia migliore amica. Ma no, io sono la tua migliore amica. Sul serio? Quando ti hanno nominata Citi, io ero, non lo so, un po' gelosa, credo. Mi è subito venuta in mente la storia dell'amica di tua madre. Sai, forse tu sei più matura di me. Cosa? Io più matura di te? Beh, io ti ho infilato il cuscino rumoroso nel letto. Sì, ma te l'ho regalato io quel cuscino 4 anni fa, non è vero? Non riesco a credere che la porti ancora con te. Ok, ragazze, possiamo continuare nel bosco o seguire la strada. Cosa ne dite? Mi hanno mangiata viva nel bosco. E poi non ci sarà nessuno sulla strada a quest'ora di notte, giusto? Vada per la strada! Una macchina! Presto, nel fosso! Ah. Carol! È finito presto il tuo giorno libero? Speeds! Tu sei fritta! Fantastico! Io e Maria avevamo fatto pace proprio in tempo, prima che fossi espulsa per sempre dal Campo Kookalah. Era così avvilente. Nel momento in cui avrei potuto trascorrere un'estate grandiosa, stavo per essere rispedita a casa. Sharon, vieni dentro. Ebbene? Mi daranno una seconda occasione. Ah, meno male. Stavano per espellermi, ma un cadetto ha messo una buona parola per me. Devi essere stata tu, vero? Sei una CT in gamba. Sì, anche se qualcosa mi dice che non vincerò l'aquila dalla testa bianca. E con ciò ho qualcosa di meglio. Sharon Spitz, con questo trofeo ti assegno il premio come mia migliore amica. Ah! Grazie. Ho sempre desiderato avere un bel sasso. Cosa potrebbe desiderare di più una ragazza? Che disastro! Ma come ci sono riuscite? Chi lo sa? Oh. Qualcosa mi dice che i ragazzi si sono svegliati. Incredibile! Oh. È tutto rosa! È tutto rosa! Ciao Sharon, vieni a sederti con noi. Scusate, ma d'ora in poi mi siederò col mio gruppo. D'un tratto tutti i privilegi dell'essere CT non mi interessavano più. Ero solo contenta di aver ritrovato la mia migliore amica. Dopo questa prova niente sarebbe mai riuscito a dividerci. Che vergogna! Sono vestito come mia sorella! Sono quelli i momenti in cui si vede il mondo tutto rosa.